3 delle 6 missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono dedicate al welfare. Si tratta di istruzione, inclusione sociale e salute. L'investimento previsto è di 84 miliardi, ma l'anno scorso le famiglie italiane hanno fatto di più, spendendo per il welfare quasi 137 miliardi, circa 5.000 euro a famiglia. Ciononostante, oltre la metà di loro ha dovuto rinunciare a prestazioni sanitarie, all'assistenza agli anziani o agli asili nido. Sono fotografie impietose del disagio sociale i dati contenuti nel rapporto CERVED presentato questa mattina. La pandemia ha provocato forti restrizioni nella disponibilità di servizi sanitari e rinvio delle cure da parte degli stessi cittadini per timore del contagio. Complessivamente queste motivazioni hanno determinato negli ultimi 2 anni il 59% delle rinunce. La seconda causa di rinuncia è economica e riguarda le difficoltà delle famiglie più povere nel sostenere il costo delle prestazioni. Un terzo motivo è l'inadeguatezza dell'offerta, soprattutto per quanto riguarda l'assistenza agli anziani. Sono problemi rilevanti per un paese in cui un terzo delle famiglie è composto da una sola persona e, considerando anche i genitori soli con figli a carico, le famiglie con un unico adulto sono più del 41%. È una somma di individui e spesso anche di solitudini che paga un prezzo alto all'emergenza sanitaria. Le proposte contenute nel rapporto CERVED sono tutte molto concrete, a cominciare dal rilancio della previdenza complementare per evitare che l'Italia del futuro sia una società di anziani poveri.